presente l'assessore Leonora Donnella e le due relatrici che sono anche mediatrici ICAF, l'avvocato Zaira Pagliara e l'avvocato Elisa Ghiringhetti. L'argomento del seminario di oggi sono le liti in condominio, un argomento vastissimo perché in condominio si parla di tante cose, si parla di millesimi, si parla di appalti, si parla di spese condominiali, di revisioni contabili. E la mediazione è obbligatoria in condominio per molti di questi argomenti, e quindi oggi abbiamo qui appunto le relatrici che illustreranno magari anche degli esempi pratici o delle mediazioni già svolte, in modo tale che si riesca poi a entrare meglio nel meccanismo per capire come funziona la mediazione in casi condominiali. È chiaro che lo spirito della mediazione serve anche, in particolare nel condominio, questo lo diciamo spesso, proprio per cercare anche di ritrovare una serenità, uno spirito sereno tra i condomini, perché capita che purtroppo ci si nasconda quando arriva il vicino, allora non si prende l'ascensore insieme perché si litiga, si vuole evitare, poi magari i figli comunque si fanno un cortile insieme. Allora con la mediazione tante volte siamo anche riusciti a far ritrovare questa serenità una volta trovato l'accordo. Volevo anche fare un po' di pubblicità allo sportello di mediazione che facciamo qui a Varese ogni giovedì mattina dalle 9 alle 13 come organismo ICAF che è convenzionato con il comune di Varese. Lo sportello è uno sportello di ascolto assolutamente gratuito. I mediatori, o meglio le persone che fanno sportello a parte me, che sono Giorgio Cestaro, il collega l'ingegnere Marchese Mario, che danno appunto ascolto ai cittadini che vogliono venire, sottoporre le varie problematiche e insieme capire se c'è la possibilità poi di avviare un'istanza di mediazione o meno. Lo sportello, questo ci tengo a dirlo, o meglio noi che siamo coloro che ascoltano i cittadini, siamo tenuti naturalmente assolutamente alla riservatezza, quindi quello che viene detto all'interno dei locali, tra l'altro i locali sono presso il comune di Varese, rimane all'interno e quindi non viene riportato nulla. Allora adesso non vorrei rubare altro tempo ai relatori, intanto darei la parola, grazie, e darei la parola all'assessore. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro seminario informativo. Volevo innanzitutto ringraziare l'ingegner Mario Marchese e il geometra Giorgio Cestaro per il lavoro che stanno svolgendo presso lo sportello di mediazione ubicato appunto dentro al comune di Varese. Lo sportello con la gestione di ICAF è attivo da marzo 2016 e mi hanno fornito appunto dei dati che mi sembrano che restituiscano un esito di un buon lavoro fatto fino adesso dall'organismo ICAF. Un numero di persone ricevute allo sportello pari a 63, 7 mediazioni avviate, 7 concluse e quindi le mediazioni concluse con l'accordo 5, ma al di là di questi numeri che potrebbero dire anche relativamente poco, dai questionari di valutazione della qualità degli incontri che vengono fatti presso lo sportello risulta una valutazione ottima delle varie domande che vengono fatte sulla valutazione del servizio per il 60% dei casi, più che buona nel 15,5% dei casi, quindi una soddisfazione degli utenti che si rivolgono allo sportello direi più che buona appunto. E tra le materie oggetto della controversia che vengono come dire, sottoposte
sottoposti alle, ai mediatori, quelle riguardanti il condominio è sicuramente quella che viene più richiesta, quella che va per la maggiore, passatemi il termine. Tra tutte 29 su 63 riguardano appunto, quindi direi quasi la metà dei temi riguarda proprio quelli relativi al condominio, ed è per questo che si è deciso di dedicare questa sessione, questo seminario proprio a questa tematica. Quindi ringrazio nuovamente anche da parte mia, da parte dell'amministrazione, l'avvocato Zaira Pagliare, l'avvocato Elisa Ghirighelli, che ci illustreranno con anche esempi pratici, quindi senza solo la parte teorica, ma accompagnando la teoria con la pratica, alcuni strumenti utili per poter affrontare le tematiche appunto che sono oggetto dell'incontro di oggi, quindi tutto ciò che ha a che fare, o alcune dei temi che hanno a che fare con le liti di condominio. Ringrazio anche la dottoressa Martina Gomez e la dottoressa Paganini, che sono le persone dell'organizzazione comunale che più si occupano e che fanno da raccordo tra gli utenti e lo sportello di conciliazione. Grazie ancora per l'attenzione e buona serata.